Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Ciao Pod, siamo giunti alla terza puntata. Cosa ti aspetti dalla nuova ospite di oggi? Sono terrorizzata solo all'idea. Presentazione della concorrente. Ciao a tutti, io sono Ivernal, per gli amici Yves, e sono una ragazza truzza. Voi vi ricordate tipo c'è i ragazzi e le ragazze c'è degli anni 2000? Ecco bene, tipo io mi sono sempre portata in my heart, nel cuore, gli anni 2000, e cioè, ho continuato a truccarmi come una truzza. Cioè. Allora, vi spiego un po' in cosa consiste il mio look. Cioè, innanzitutto, tipo, cioè, noi truzzi siamo super riccanza, no? Cioè, e quindi ci vestiamo, come potete vedere, tutti firmati, cioè, per dire, questa è una canottina dell'Adidas, ma non state lì a guardare il logo con attenzione, perché cioè, sappiamo tutti quanti come è fatta l'Adidas, cioè. E poi c'è, io vado sempre in giro con la mia Louis Vuitton, c'è super originale, raga, e c'è teso, non potete capire. E c'è, poi io di solito, se c'è il sole, tipo c'è, metto sempre questi occhiali super giganti, c'è. E che sono di Dolce Gabbana, però vabbè, sono tanti anni che ce li ho, quindi il brand si è cancellato, una cosa così, no? E poi, beh, ovviamente noi truzzi ci vestiamo tutti super luzzicosi, perché vogliamo diffondere la luce. Ecco, e parlando di trucco, come potete vedere siamo super abbronzati, perché insomma, essere abbronzati è segno di salute, di stare bene, no? E abbiamo questa fichissima riga di eyeliner, queste sopracciglia, super definite, e poi abbiamo, vabbè, queste favolosissime ciglia lunghe, e il rossetto invece, per non andare a essere un po' too much, è nude, infatti si nota. Poi abbiamo questo bellissimo ciuffo, e i capelli tenuti indietro, da questo cerchietto, super luzzicante davvero. Poi abbiamo tutte le nostre collanine super fashion, i bracciali per essere alla moda, con tutti questi charms, anche loro super luzzicanti, super colorati, e c'è anche questi anelli, questo è super luzzicoso, non so se si può notare, ed è di questo bellissimo colore lilla, e poi questo invece è qualcosa di un po' più originale, no? Infatti, se lo agito così, fa tutti i suoni, ecco.
Miei amici, sì, cioè, a volte quando usciamo così fanno gli spiritosi, dicono che sono una bimba minchia, ma cioè, secondo me alla fine i bimbi minchia di oggi non sono altro che i truzzi di ieri, sono cioè, palesemente una copia, cioè, non so se mi capite, cioè. Poi, che altro dire? Mi piace molto andare, ecco, cioè in discoteca, dove ascolto sempre la musica. Tunes, 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 parapara, tunes, 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 parapara, tunes, tunes, tunes. Ecco, come potete vedere, io continuo ad essere truzza perché ricordiamo una cosa molto, molto importante, e cioè che truzzi si nasce, non lo si diventa. Io sono nata truzza e quindi continuo ad essere truzza. Molto semplice. E quindi questa è Eve spiegata in breve. Tutto qui. Ciao Eve, sei pronta ad incontrare Pod? Sì, teso, emozionata bestia, non hai idea davvero. Non perdiamo altro tempo, vai! Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu chi sei? Pod, io sono Ivernal per gli amici Eve. Ciao, teso, ciao. Teso? Ma con chi pensi di parlare? Io ti chiamo teso perché tutte le persone che lovo a bestia, io le chiamo teso, un segno d'affetto. Potrei anche mettermi a parlarti nel mio linguaggio speciale per le persone per cui provo affetto. Ciao, teso, te la fa bestia, te voglio tanto, tanto, tanto bene io. Hi-hi. Il mio cervello è troppo evoluto per tradurre questo linguaggio così primitivo. Era un po' per essere simpatici. Smettila. C'è bisogno di essere rudi. Vediamo cosa ne pensa, la gente di te. Avvio della prima fase, sondaggio di opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: la vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Secondo me, visto che tutti mi lovano a bestia, avranno detto in tantissimi, c'è tipo basare, poi c'è magari qualcuno avrà anche detto sposare, non mi stupirebbe, ecco c'è. Ma, convinta tu. Play. Oh, io la bacerei perché a parte come è truccata sembra una pischella carina. Non ci siamo proprio, la eviterei. Ha un viso incantevole, ma questo trucco è davvero too much. Questa qui. Secondo me sono tutti degli invidiosi allora a questo punto e non capiscono l'essere truzzi. No, non lo capiscono. Il tuo look abbaglia, o meglio, acceca le persone. L'89% degli intervistati ti eviterebbe, mentre il restante ti darebbe una possibilità se solo tu ripulissi la faccia. Ecco il verdetto di Pod. Ti sottoporrai al mio programma di ripristino da ragazza truzza a benvenuta nel 2021. Hanno chiamato gli anni 2000.
rivogliono quei bracciali. Via quegli anelli. Mi stai accecando con quei brillantini. Via tutta quella bigiotteria. Sì, esatto, brava. Cos'è quella fintissima etichetta? Non ho parole. Strappa tutto. Rimuovi le ciglia finte. Voglio vedere cosa si nasconde sotto quei chili di fondotinta. Ci vorrà olio di gomito per ripulire quel disastro. C'è, che disastro. La situazione sta già cambiando. Mostrami quei dischetti. Imbarazzanti. Ecco, adesso sembro una bambina di 17 anni. Grazie, grazie, Pode. Cosa c'è di male a sembrare più giovani? Cambio del look. 3, 2, 1. Sono veramente io quella. Ho scelto di lasciarti un tocco di brillantezza, ma di classe, con questo paio di orecchini. Questa acconciatura mossa rende il tuo look un po' sbarazzino. Scegli accessori semplici e utili come questo orologio. Basta quintali di fondotinta sul viso. Scegli un make-up semplice e leggero, un tocco di colore con un rossetto, con un po' di gloss e il tuo sorriso sarà scintillante. Basta vestiti taroccati, anche se non sono di marca, non metterci etichette, come posso dire, alternative. Sono felice di averti riportata a risplendere in modo naturale. Contentissima. Sì, c'è una sorpresa bestia. Grazie, grazie, Pod. Ciao, Eve. Ciao, Pod.